L'appuntamento è di quelli importanti che omaggiano il culto ma anche la tradizione. Da ieri la chiesa di Sant'Agostino di Andria ha riaperto le sue porte ai fedeli dopo i lavori che hanno interessato il nuovo altare maggiore. La consacrazione è avvenuta nel corso di una celebrazione eucaristica presieduta dal vescovo Monsignor Luigi Mansi, che ha officiato il rito solenne attraverso l'unzione della tavola liturgica, l'incensazione ed infine con la sua benedizione. Il nuovo altare è un semi elisoide in legno pregiato progettato dagli architetti Giuliana Persichilli, Riccardo e Sabina Sellitri. Si lega, rimanda e si integra perfettamente al barocco esistente ed è stato inserito in maniera plastica sul nuovo presbiterio a pianta circolare, in stile tipicamente rinascimentale. Riapre al culto dopo neanche 2 mesi questa chiesa, a cui abbiamo voluto dare non un volto nuovo, perché questa chiesa è già bella e ha tante caratteristiche belle che le generazioni passate ci hanno consegnato, ma abbiamo voluto dare un volto nuovo ai luoghi liturgici, in modo particolare all'altare, all'ambone, al presbiterio tutto, al battistero con l'illuminazione, perché rispondendo a quell'invito del Concilio Vaticano II per rendere la liturgia quanto più fruttuosa e quindi per far partecipare meglio l'assemblea, il popolo santo di Dio, al sacrificio di Cristo. Oltre che l'altare, l'opera di restauro ha riguardato anche il presbiterio, il nuovo ambone e la sistemazione del battistero della chiesa, che attraverso la consacrazione torna alla sua piena funzionalità, restituendo alla città uno dei suoi luoghi di culto più sacri e rappresentativi. Una chiesa antica, bella, che sta nel cuore del centro storico, una chiesa che ha tanta storia dietro di sé. Noi completiamo il lavoro di restauro che è stato fatto nel tempo con la consacrazione del nuovo altare, che è stato completamente ridisegnato, e con l'altare la chiesa entra nella sua piena funzionalità. È una gioia per la città e per la diocesi restituire, riconsegnare alla comunità parrocchiale di Sant'Agostino la chiesa rinnovata anche con il suo altare, perché davvero custodendo questo luogo con amore, con cura, con premura, si possa far sì che qui, celebrando i misteri, i divini misteri, la comunità possa crescere nell'ascolto della parola del Signore, nell'accogliere i doni che le sacre celebrazioni volta per volta preparano per i fedeli.